Ha chiesto di parlare la senatrice Ferrero, ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente. Allora, colleghi, come capogruppo della Commissione in bilancio del gruppo Lega, voglio usare questo tempo per far sapere anche ai colleghi delle altre commissioni che state approvando un provvedimento con evidenti aspetti di onerosità. E questo provvedimento è stato passato in Commissione bilancio come non oneroso, ma è stato passato. Sì, così, colleghi. È stato passato sommariamente per la fretta, per mandare avanti le cose e non sono stati presi in considerazione dei punti molto importanti. Allora io vorrei leggervi soltanto dei punti, mi soffermerò soltanto su alcuni punti in particolare del parere proposto dal gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione in Commissione Bilancio e depositati anche nella Commissione di Merito. Allora, con specifico riferimento all'articolo 4,1 lettera B numero 2, in merito al trasferimento presso le strutture di sistema di accoglienza dei richiedenti a seguito delle attività preliminari di assistenza e alla lettera C del medesimo comma che afferma la necessità che i centri governativi ordinari e i centri straordinari siano caratterizzati da adeguati standard igienico-sanitari, precisando altresì quali siano i servizi che devono essere assicurati all'interno dei predetti centri, diversi sono i rilievi critici che pare il caso di sollevare alla quantificazione degli oneri presente nella relazione tecnica. Da un lato non vengono esplicitati i criteri che fissano al 7% la stima dei maggiori costi relativi ai nuovi servizi di insegnamento della lingua italiana, di orientamento al territorio e di assistenza psicologica riconosciuti dalla disposizione in questione. Cioè tutto a gratis, signori miei. D'altro canto, per definire la platea dei potenziali beneficiari, ai fini della quantificazione dei costi della misura, sono stati utilizzati come parametro i dati del 2019, determinando una cifra di 83.226 ospiti giornalieri medi, che appare decisamente sottostimata in considerazione delle serie storiche precedenti, del fatto che i dati del 2019-2020 scontano gli effetti delle politiche restrittive contenute proprio nei decreti che si intende modificare in senso estensivo con il provvedimento in esame e che tali estensioni determineranno con assoluta certezza un effetto incentivante del fenomeno. Basti solo considerare il tema dei ricongiungimenti familiari. Infatti, non appare chiaro come il maggior onere di 12,8 milioni di euro derivanti dalle presenti disposizioni possa essere coperto dagli stanziamenti presenti a bilancio, i quali non dovrebbero presentare risorse libere, anche in considerazione del fatto che il recente decreto-legge Ristori-Bis e il decreto-legge Ristori-Quater prevedono una riduzione proprio delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno relative all'attivazione, l'allocazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari di 170 milioni di euro per l'anno 2020, quindi in completa contraddizione. A conferma di quanto sopra espresso, si evidenzia altresì che lo stesso governo, nel disegno di legge di bilancio 2021, ha previsto un incremento di 100 milioni di euro annui delle risorse stanziate sul capitolo Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo e di interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione ai programmi e progetti dell'Unione europea in regime di cofinanziamento, confermando implicitamente che le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a dispetto della presenza della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14,
sono assolutamente inidonee a determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Allora, signori, qui è stato votato qualcosa in commissione bilancio che assolutamente non è stato rilevato, cioè noi l'abbiamo rilevato, l'abbiamo portato all'attenzione dei colleghi, non c'è stato verso. Quindi, signori, io sono molto amareggiata. Con le vostre logiche di bassa politica state distruggendo tutte le leggi fatte con fatica, i regolamenti in vigore, l'abbiamo visto anche oggi con il verbale. Cioè, il verbale, anche oggi voi avete dato il voto a favore di un verbale che, secondo la mia opinione, non ha senso. E quindi le riprese parlano chiaro, le ho viste più volte anch'io. Ma voi votate tutto, vi tappate il naso, votate qualsiasi cosa pur di andare avanti con questo scempio. Cioè, sentitevi davvero complici, siete complici del traffico di esseri umani e delle morti in mare, sentitevi complici. Per cortesia, grazie. Ha chiesto di parlare